lo screening mammografico è detto organizzato, cioè l'azienda che provvede ad inviare degli inviti alle donne a cadenze regolari, quindi ad effettuare il test diagnostico della mammografia. Adesso è sospeso. Tutte le attività quindi organizzate di screening sono sospese per quello che riguarda il primo livello, cioè la chiamata attiva, mentre è operativo il cosiddetto secondo livello, cioè tutti i casi sospetti di mammografie erogate siano a 15 giorni addietro vengono invitati per effettuare quelli che sono gli approfondimenti diagnostici del caso, che possono esitare in un referto, quindi in una conclusione di negatività oppure di positività. In questo caso serve il percorso diagnostico terapeutico assistenziale, quindi la presa in cura e in carico quindi della donna per ovviamente quelle che sono le terapie del caso. Avevamo già provveduto ad ampliare le fasce di età, nei 50-69 abbiamo provveduto sino a marzo ad invitare anche le settantenni, le ultrasettantenni e anche le donne che hanno un'età inferiore ai 50 anni. Avevamo già iniziato con il primo quintile, cioè da quest'anno era attiva la chiamata per le nate del 1975. Ecco, adesso siamo fermi e, come già accennato, procediamo solo ai casi di secondo livello. Per quanto riguarda la senologia clinica, cioè le donne che avevano prenotato spontaneamente la prestazione, anche in questo caso è l'attività sospesa. Quindi che cosa permane? Permane quello che è il caso urgente, cioè quindi tutte le richieste con carattere di urgenza vengono erogate sostanzialmente in tempo reale, non c'è attesa, per quanto anche nei mesi passati, oramai dal mese di luglio, avevamo messo in piedi anche con l'azienda un nuovo modello organizzativo che ci aveva consentito sostanzialmente di azzerare i tempi di attesa per la mammografia, ma anche per le ecografie e per le cliniche inerenti, quindi la patologia.